Intervista. Salve, sono Gossipino. Per essere aggiornati sulle notizie iscriviti e attiva la campanella. Stefano Tacconi partecipò nel 2003 alla prima edizione dell'Isola dei Famosi, reality condotto da Simona Ventura su Rai 2. Il naufrago aveva 46 anni quando sbarcò in Honduras, era un ex calciatore. E con il suo carattere e il suo modo di fare non passò inosservato agli occhi dei telespettatori. Il suo percorso però fu brevissimo. In Honduras rimase solamente 8 giorni. Dopo il ritiro dell'ex naufrago, DJ Ringo fu lui il primo eliminato della prima edizione del reality. Ha conseguito un diploma di cuoco che ha messo a frutto al termine della carriera agonistica, divenendo imprenditore nel campo della ristorazione. Nell'aprile 2022, colpito da un'ischemia cerebrale, superata una prima prognosi riservata, da allora segue un percorso di riabilitazione. Qualche anno fa lo abbiamo visto a Domenica Live, dove ha avuto un confronto con la moglie perché non voleva che lui andasse a lavorare in Cina. Ciao amica o amico, ti va di guardare altri video? Clicca sul filmato scelto. Se ami il gossip e i social, noi pubblichiamo video tutti i giorni. È stato un piacere averti qui. Torna a trovarci, ti aspettiamo.